Ci sono 140.000 solo da quelle banche, più ci sono le banche venete. Quindi non è che uno decide chi rimborsare, dice la legge prevede questo, bisogna rimborsare tutti, punto. Seconda cosa, se noi paragoniamo, adesso c'è il caso MPS, adesso volete salvare, come la salvate? Non entriamo nel merito, ma non è che salverete magari soltanto i risparmiatori di MPS, che è fondamentale salvare ovviamente, lasciando per strada tutti quelli delle banche venete. Cioè lei dice lì ci mettono i soldi, sia ben chiaro, non sia ben chiaro, non vorremmo che quelli della banca del PD di Siena non salvino tutti a nessuno, e quelli della banca di Etruria più che sono nessuno. Là vengono abbandonati loro stessi. Voi come governo il risparmio lo dovete tutelare, perché avete giurato su quella costituzione, e l'articolo 43 dice il risparmio va tutelato. Esatto, monte dei paschi. Allora, il monte dei paschi lo salvate perché è una banca di partito. Capito? Esatto, è una banca di partito il Monte dei Paschi. Se loro dicono un'enorme sciocchezza, avete fatto un esperimento nazista, vigliacchi.